Parlare di innovazione spesso vuol dire confrontarsi con le nuove generazioni e allora chi meglio di una giovane imprenditrice che è anche la presidente dei giovani di Confindustria Padova ci può raccontare qual è la temperatura all'interno delle giovani imprese. E dal momento che Anna Viella rappresenta una storica azienda di ascensori, questa intervista la faremo proprio all'interno di un ascensore. Anna Viella, buongiorno. Intanto, com'è allora la sensazione? Tra i giovani imprenditori c'è voglia di cambiare il modo di fare impresa? Decisamente sì, c'è da parte nostra un'esigenza di cambiare, di far evolvere le nostre aziende, portarci a competere davvero con le aziende nostre concorrenti anche all'estero, ma soprattutto far evolvere il nostro modo di lavorare per efficientarlo e per puntare a far sì che il lavoro delle persone sia proprio quel valore aggiunto nelle attività che proprio fare impresa in Italia porta avanti da sempre. Ecco, fare impresa già di per sé è difficoltoso, cambiare modelli che magari sono stati utilizzati per decenni, se non per secoli, credo che non sia facile. Anche quali sono le strategie che si possono mettere in atto da questo punto di vista? Sicuramente non è facile, ma forse il nostro territorio più di altri è maggiormente predisposto a questo cambiamento, anche perché stiamo parlando proprio di un cambiamento che porta novità a un modo di lavorare che già ha sempre dato buoni risultati. E sicuramente la nostra attenzione principale è quella di far avvicinare i ragazzi, ancora prima del loro ingresso nel mondo del lavoro, a questo nuovo modo di fare impresa, per poter portare poi innovazione, cambiamento e forze nuove nel momento in cui poi saranno a tutti gli effetti i nostri collaboratori. Molti degli argomenti contenuti del decreto parlano proprio della scuola e di tutti gli strumenti che devono essere messi in atto per far confrontare le imprese e i giovani. Molti di questi argomenti sono già progetti che avete concretizzato, penso agli ITS, all'alternanza scuola-lavoro, anche all'interno dell'università, i percorsi di dottorato in azienda. Quindi tutto sommato si va su un tracciato che conoscete. Sì, un territorio che vuole guardare al futuro deve comunque concentrare una gran parte del proprio impegno nello sviluppare quelle che saranno le risorse del nostro futuro. Noi come Confindustria Padova, in particolar modo come gruppo giovani imprenditori, già da anni, se non decenni, lavoriamo per avvicinare questo gap scuola-impresa. E lo facciamo in tanti modi, l'abbiamo visto negli ITS, nella bontà degli ITS e quindi gli istituti tecnici superiori, in cui a fianco a docenti della scuola e dell'università si affiancano imprenditori o persone che ricoprono ruoli importanti all'interno dell'azienda per portare proprio quella che è la conoscenza e quella che è la sensazione all'interno delle imprese di che cosa è importante nella formazione. Lo facciamo anche aprendo le nostre aziende soprattutto. All'11 di novembre ci sarà la giornata nazionale Industriamoci PMI Day, per cui oltre 30 imprese apriranno le porte per essere visitate e per essere contaminate da questi ragazzi che verranno in visita, come anche nei nostri progetti scolastici, più volte parliamo di innovazione. Progetti scolastici che quest'anno si concentreranno proprio sulle novità, sulla domotica. Sì, una nuova sfida sicuramente è quella di puntare l'attenzione dei ragazzi a delle tematiche che troppe volte ritengono distanti da loro. Pensiamo a un'economia sostenibile, a un'innovazione che punti anche a un'ottimizzazione del rapporto con il territorio e con l'ambiente, ma anche al corretto utilizzo delle tecnologie. Sappiamo quanto i ragazzi sempre più spesso sono affascinati e sono molto più vicini rispetto a chi è meno giovane alla tecnologia stessa. Ecco, questo è anche un tentativo di trasmettere il fatto che la tecnologia non è solo gioco e divertimento, ma è un qualcosa che può cambiare, migliorare la vita e può cambiare e modificare drasticamente anche il funzionamento delle nostre imprese, ma anche le professioni stesse delle nostre imprese.
Ecco, se magari i giovani sono disponibili e anche le scuole si sono rese disponibili, le imprese pure hanno bisogno di essere stimolate su questo percorso. E da questo punto di vista, cosa state facendo e cosa sta succedendo? Le imprese sono pronte, ma comunque non tutto il personale magari è già pronto per affrontare questo cambiamento. Quindi fondamentale sarà anche la formazione interna, quindi la formazione per trasmettere come la tecnologia, come l'inserimento di questi nuovi procedimenti e quindi anche l'impatto di questa fabbrica 4.0 modifica il modo di lavorare, mantenendo se non addirittura mettendo ancora di più al centro la persona e le potenzialità della persona stessa e il valore della persona nel creare un prodotto veramente ad altissimo livello. Ecco, infatti diciamo che quello che ha fatto il Nord-Est, anche l'artigianalità nel concepire le imprese e l'internazionalità, adesso bisogna cavalcarla con competenze ben specifiche, non è più il tempo del solo sapere artigiano. No, sicuramente questo non basta più perché il mercato è cambiato e perché comunque la nostra economia, anche territoriale, è fortemente condizionata da un'economia che ha limiti molto più ampi, quindi dalle scelte economiche anche dei paesi esteri e soprattutto quelli della comunità europea. Quindi sempre di più dobbiamo allineare il nostro modo di lavorare, il nostro output, quindi quello che noi riusciamo a immettere nel mercato, a degli standard di caratteristiche che talvolta magari non, in cui talvolta non abbiamo eccelso, ma che dobbiamo seguire per poter competere. Ecco, associazioni come Confindustria, in questo caso i giovani di Confindustria, che ruolo esercitano in questo cambiamento? Siamo sicuramente dei portatori di cambiamento, siamo a disposizione, cerchiamo di essere propositivi, ma anche e soprattutto, essendo noi associazione, di parlare di tematiche nuove in modo che tutti i nostri soci possano camminare insieme, quindi anche fornire una diffusione delle conoscenze e un confronto attivo soprattutto tra giovani imprenditori e imprenditori che già hanno una fabbrica. Un'impresa, diciamo, più costruita, in modo da poter veramente dal confronto far nascere nuove idee e dal confronto creare un territorio che sia sempre maggiormente appetibile e che possa portare sempre maggiore ricchezza per la società. I giovani alla fine rischiano di essere quelli più disorientati in tutto questo, tante strade davanti a loro e tutto il mondo davanti a loro, e da questo punto di vista bisogna trovare dei contatti. Proprio per questo motivo li abbiamo invitati alla nostra giornata Orienta Giovani, che sarà dedicata a loro e cercheremo di parlare proprio il loro linguaggio. E ci cimenteremo con il video curricula, con l'attenzione alle nuove professioni, a quelle competenze che ci fa pensare Industry 4.0 saranno sempre più fondamentali per le professioni, per le professionalità di un domani. Ma anche di estero andremo a parlare, perché comunque è fondamentale che i ragazzi, i giovani, si confrontino con noi imprese, siamo a vostra disposizione, ma si confrontino anche con l'estero per arricchirsi e per poi riportare all'interno del proprio territorio la ricchezza acquisita, perché davvero è sempre più fondamentale che ci sia integrazione tra scuola e impresa. E che ci sia un'attenzione sempre maggiore a far sì che il territorio stesso sia territorio di attrazione per i giovani, per l'economia, per le aziende, in modo da poter creare una società sempre più ricca e più attiva. Farli ritornare è una grande scommessa, i dati di questi giorni parlano chiaro, tante le partenze e pochi ritorni. Qui ci vorrà proprio un impegno serio da parte di associazioni, di mondo dell'impresa, ma anche di mondo della politica, per far sì che il nostro territorio sia territorio di attrazione. Non possiamo prendercela con chi se ne va, dobbiamo creare dei motivi perché chi va voglia ritornare e voglia riportare o importare dall'estero, perché abbiamo sicuramente tutte le carte per attirare anche ricercatori e lavoratori dall'estero, per poter sviluppare sempre di più le nostre imprese.